Sì. L'incontro di questa mattina è particolare perché non parlerò di quello che in senso stretto può essere definito romanzo e quindi letteratura. L'idea di fare un incontro che affrontasse dei temi legati più all'arte visiva che alla letteratura in senso stretto, mi è venuta andando a visitare una mostra che è in programma fino a luglio a Brescia e che vi consiglio caldamente di andare a vedere perché è una cosa che a taluni può provocare la famosa sindrome di Stendhal, è la mostra di Ugo Mulas sulla fotografia ospitata a Santa Giulia. Pensavo che fosse gratuita, invece non è gratuita, costa 10 euro. Adesso 10 giorni di inaugurazione, quindi non è stata gratuita. Però diciamo il biglietto costa 10 euro, però è un biglietto cumulativo, quindi ritagliatevi il tempo necessario per darvi una bella occhiata a quello che è comunque uno dei beni tutelati dall'UNESCO, che è il nostro complesso di Santa Giulia. Ma ritornando a noi, ospita questa mostra di fotografie di Ugo Mulas, un fotografo bresciano che è nato a Pozzolengo, dal quale ovviamente è scappato appena ha avuto la possibilità e che poi ha girato il mondo e che nel 1973 ovvero proprio l'anno in cui è morto, se non ricordo male, che è morto molto giovane, sì, era 73, fece questo libro che si intitola La fotografia. È un libro sulla fotografia, di fotografia fatto da un fotografo, quindi l'elemento essenziale che lo costituisce naturalmente è un insieme di fotografie straordinarie che però raccontano delle città, dei movimenti artistici e raccontano anche degli anni. Il libro nasce come pretesto, nasce come momento in cui un fotografo ormai riconosciuto si pone delle domande, delle questioni sull'essenza della fotografia, delle questioni anche di tipo teorico. La fotografia può essere considerata semplicemente sotto l'aspetto pratico, la foto sovraesposta, sottoesposta, eccetera, tutti i termini peraltro che sono sempre più desueti ormai, visto che la fotografia è diventata una delle cose che i nostri telefonini ci offrono e ci consentono di fare, consentendoci quindi di scattare centinaia, migliaia di fotografie che peraltro la maggior parte dei casi vediamo soltanto la volta in cui le scattiamo e poi finiscono nella memoria, che è l'equivalente di un enorme water dove finisce dipinto e rimane una fogna delle immagini. Ma a quei tempi la fotografia era ancora un fatto diverso, era ancora un insieme di competenze tecniche mescolate a una sensibilità che consentisse di catturare momenti e situazioni. Oggi abbiamo aggiunto alle nostre performance verbali anche un supporto di natura visiva. Questa è una delle fotografie contenute in questo libro. Personalmente lo considero un libro diabolico. Io l'ho conosciuto, ho avuto per le mani questo libro un paio d'anni dopo che era uscito, sono vecchietto anche io ormai, e quindi mi ricordo il periodo in cui il libro durava, dopo 2 o 3 anni ero ancora in giro per andare a comprare. A Brescia era ancora una novità, un libro che era uscito, era ancora quasi una novità, un libro che era uscito 1 anno e mezzo o 2 prima a Milano. E perché per me è un libro maledetto? Perché è un libro che per quanto mi riguarda mi ha cambiato la vita, se la mia vita doveva essere orientata verso tutti gli altri lidi, con degli studi che dovevano condurmi ad una professione seria, e invece quando ho visto questo libro, ho visto che te immagina, io voglio essere così, mi piacerebbe tanto essere così, mi piacerebbe essere dentro questo mondo fatto di artisti, di gentaglia, di personaggi, di poco di buono, di personaggi. E ovviamente io sto scherzando, anche se comunque sono ancora piuttosto innamorato dell'idea romantica dell'artista inteso davvero come persona
difficilmente collocabili all'interno di schemi socialmente accettabili e socialmente positivi. Ho dietro di me questa fotografia che rappresenta il sunto, secondo me rappresenta questa sequenza di scatti, rappresenta il sunto del lavoro di Lucio Fontana, che è il produttore qui rappresentato, cioè l'uomo che ha inventato i tagli nella tela, che ciascuno di noi potrebbe pensare che siano delle sciocchezze, delle banalità assurde, e che invece basta poco per andare a cogliere la loro essenza. Questa fotografia, in particolare questa fotografia, è un falso. È un falso nel senso che lo stesso Mulas ha dentro questo libro, dove comunque delle parole da leggere ci sono, e in un qualche modo ci racconta che forse l'immagine da sola non basta mai del tutto a esprimere ciò. Occorre sempre questo supporto costituito dalle parole. E proprio nel racconto di questa seduta fotografica è lo stesso Mulas che ci dice: attenzione, questa foto è falsa. Ovvero, non è che io sono stato lì e ho catturato l'attimo in cui l'artista aveva terminato il suo lavoro. Questa è una foto di posa, questa è una foto che ho realizzato proprio per chiudere, diciamo, l'intera sequenza. Tutte le altre invece sono vere, reali, prese così come erano in quel momento. Le attese di Fontana, che sono i tagli, ci raccontano proprio la prima, quella in cui l'artista fronteggia la tela bianca, tutto il percorso mentale che sta dietro quello che poi si conclude in un semplice gesto. Ci racconta di un artista che non faceva parte di quella, per intenderci dal punto di vista della sua consistenza sociale, di quel novero di personaggi di cui parlavo prima, piuttosto marginali, nessuno dei quali era ancora ciò che sarebbe diventato successivamente, cioè poveracci, sbandati, eccetera, no? Questo è un ricco signore, si vede tranquillamente, che ha un notevole atelier, che sta proprio un gran bene di salute, e che non di meno, ciò nonostante, è riuscito a inventarsi questa cosa. Io naturalmente non voglio dilungarmi a raccontare quali possano essere le ragioni teoriche che portano, anche perché non c'è mai una cosa che nasce così. Un bel giorno uno si inventa il fatto di tagliare una tela può essere un evento rivoluzionario. La storia dell'arte ci insegna che ogni fenomeno che arriva successivamente affonda le sue proprie radici esattamente in ciò che è stato fino a quel momento lì, ma questo vale da sempre e vale per tutti. Quindi adesso non mi sto a dilungare sul perché queste fossero le operazioni di Lucio Fontana. Mi limito a suggerire, questa è un'altra fotografia, che che rappresenta un'opera di Michelangelo Pistoletto, che è uno specchio, attenzione, Michelangelo Pistoletto faceva gli specchi serigrafati, no? E quindi in qualche modo il visitatore che vedeva queste opere si trovava dentro l'opera, si trovava dentro, in qualche modo diventava parte integrante dell'opera, dava anche movimento a un'opera che per sua propria natura è statica, no? Quindi questa è un'altra. Ma in questo libro quindi cos'è che si racconta? Si racconta la vita, le opere, in maniera egregia di questi artisti, partendo dalla Milano degli anni 50-60, quando Milano era ancora una delle capitali importanti dell'arte contemporanea mondiale, dove c'erano personaggini come Lucio Fontana, come Burri, per esempio. Adesso le foto non le fate perché sono diventava complicata, però credetemi, ce ne sono un numero sufficiente di copie, prendetevelo, guardatevelo con calma a casa e scoprirete il paradiso. C'erano sciamani come Alberto Burri che incendiava i suoi sacchi, cose. C'erano personaggi anche marginali al momento, come quel gigante che poi
tutti conosceranno, tutto il mondo conoscerà, in quanto inventore della merda d'artista, e sto parlando di Manzoni. Manzoni, che proveniva da una famiglia piuttosto ricca. Manzoni, non è casuale il fatto che la carne Manzotin, cioè questo manzo prima che questo, era il parente degenere di una famiglia industriali, e è per questa ragione che ha potuto avere accesso alle scatolette nelle quali si coperto, eccetera, eccetera, cioè, l'azienda le faceva quella roba lì. Questo è un signore che è morto in giovanissima età, alcolizzato, povero, scacciato e reietto, stava cominciando così ad affermarsi con le sue sculture d'aria, con i quadri costituiti da battute fuori di cotone, per esempio a una vernice di una sua mostra, per una sua mostra l'invito era un uovo con una sua impronta, un uovo solo con una sua impronta, i più sprovveduti se lo sono mangiati, gli altri hanno un capitale. Io stesso, ma questo è un aneddoto che vi racconto non per farmi capire, non faccio capire niente a nessuno, io racconto una testimonianza, potete credermi o non credermi. Io ho conosciuto una persona che abita nel Bresciano e in quegli anni faceva il venditore ambulante, si vende il campo, meglio a vendere. Anche Manzoni era bresciano come origine, era di Soncino, e era un giovane anche. Faceva l'artista, ma era anche quello che gli piaceva bevazzare, sgnazzare, festeggiare per un po' di tempo in Cile, eccetera. Insomma, faceva parte, per un certo periodo ha fatto parte di questa compagnia, di questo mio vivente amico, no? Vivente e amico che non è, ovviamente. Anziana, no? E questo signore vendeva i pigiami in camicia. E una sera particolarmente fresca, Manzoni gli dice, io non c'ho che ci hanno salutato. Insomma, salta fuori che lui non ha niente questo, la difficoltà. Allora, questo mio amico gli regalò due pigiami stampati. E Manzoni, per debitarsi, gli regalò una merda d'artista. Ora, il pigiama stampato probabilmente sarà finito in qualche discarica. Ma con quella merda d'artista, il mio amico ha messo a posto due terzi della sua cadentina sul Lago di Seo. Quindi qual era? Quindi era questo il mondo. Oggi, non per fare del reducismo, non per fare il nostalgico, però ecco, c'è un mercato che seleziona, che condiziona già da subito. Ci sono artisti sui quali si muovono immediatamente grandi capitali. Mi sembrerebbe, abbiamo esempi anche a Brescia, giovani sui quali cominciano a intervenire gli sponsor con iniezioni di denaro notevole, no? E il mercato in qualche modo viene a essere drogato, viene a essere condizionato. Chi ha investito prima o poi deve avere il ritorno di ciò che ha investito, perché non ci sono più i mecenati, i benefattori, eccetera. Qui non era ancora così. Qui abbiamo delle splendide fotografie del Bar Giamaica, che era un locale mitico, che non so se esiste ancora, ma era un locale mitico della Brera di quegli anni, e dove li vedi lì così, sfaccettati i tavolini di un bar, no? E fa comunque una certa impressione, ma non era fatta, perché vedere fotografie di questo tipo ti mette in una dimensione questi signori che siccome noi li conosciamo da quello che leggiamo sui libri di storia dell'arte, è una dimensione che ci è difficile immaginare. Ci sono quelle cose, non so, non vorrei sembrare irriverente, ma pur essendo convinto che probabilmente anche il Papa fa la doccia, ecco, però è difficile immaginarsi il Papa che fa la doccia, ecco, perché sono quelle cose che c'entrano poco. Ecco, così è qui, tu oggi quando vedi in un museo un'opera, quando ti è difficile immaginare, o comunque non ci vai a pensare a questa qua, era gente normale che conduceva esistenze normali, che andava all'osteria a ubriacarsi, che probabilmente aveva problemi di fine mese, tanti problemi di fine mese, e che nel frattempo, nel mentre era intenta a cambiare la storia dell'arte, faceva la vita di tutti quanti. Quindi il suggerimento in questo caso è duplice.
un libro bellissimo da prendere, da leggersi anche, perché magari, come dire, può essere interessante anche leggere alcune riflessioni. Ecco, questo per esempio è il ritratto di Marcel Duchamp. Marcel Duchamp è stato uno dell'artista più devastante che la storia dell'arte moderna, non contemporanea, moderna, abbia prodotto, e i suoi effetti sono tuttora qui, è imprescindibile, ancora oggi orientano il lavoro di molti artisti che non lo dicono, ma lo fanno senza dirlo, e in effetti non è un caso che nel visual della locandina dell'iniziativa di questa mattina abbia scelto di mettere proprio l'orinatorio per costruire un uomo che nel 1917, credo, inventò il fatto che non c'era bisogno di dipingere, di riprodurre, di scolpire, eccetera, bastava che un artista prendesse un oggetto, lo tirasse fuori da dove era e lo dichiarasse un'opera d'arte, e quell'oggetto sarebbe diventato un'opera d'arte. In effetti l'orinatorio di Duchamp è un'opera d'arte, è là, su quel visual, e Duchamp era qua quando poi a un certo punto smise anche di fare quello che doveva fare, perché a un certo punto si rese conto che il suo compito era esaurito, si trasformò un asilo vecchio, grandissimo giocatore di scacchi, e questo è un altro ritratto fatto qui a Giacometti, un altro artista. Ecco, ho voluto far vedere alcune foto perché, parlando di un libro che essenzialmente parla di fotografie, che è essenzialmente una raccolta fotografica, mi sembrava giusto dare questo tipo di testimonianza. Abbiamo anche delle foto di reportage sulla Biennale del 82, credo, quando arrivò a Celere addirittura a portar via artisti, opere, perché questi qua protestavano, volevano ancora cambiare il mondo, quindi le successero di tutti i colori. Abbiamo ritratti e immagini di una Milano che non c'è più, abbiamo una cosa splendida. Adesso abbiamo la possibilità, oltre che di vederle e di godersene sul libro, di vederle e di godersene in un ambiente particolarmente interessante. Credo sia la prima volta che espongono una mostra di fotografie in Santa Giulia, e veramente è un piacere per gli occhi e per l'animo ritagliarsi il tempo necessario per vedere quelle che sono circa un centinaio di fotografie in bianco e nero, ben esposte, ben illuminate, ben visibili, curate da un signore francese, però ricordo il nome, che ha fatto un ottimo lavoro critico. Quindi, suggerimento, se vi consentite per concludere su questo libro, uno specifico è: prendetevi il libro e poi andatevi di corsa, per i 10 euro a Santa Giulia, guardatevi la mostra, perché uscirete che non sarete uguali a come siete entrati. Ma parlando di arti, nel momento in cui, come dire, ho deciso che era questo il tema cui avrei parlato, mi sono venuti alla mente altri due o tre libri che sono più facilmente collocabili in quella che possiamo definire tradizionalmente l'impresa letteraria. Uno, che è questo, su Danfredan, ritratti di artista, si colloca decisamente nella tradizione del, non direi romanzo, perché è un romanzo, un insieme di racconti più o meno lunghi, ma è un insieme di racconti scritti molto bene da una scrittrice molto brava. In realtà non è la giornalista che ha inventato, è una scrittrice vera che ha fatto dei libri, addirittura una monografia sull'Artemisia Gentile, che, se non ricordo male, è decisamente interessante, ha una produzione consistente, continuativa, scrittrice a tutti gli effetti, che ha scritto questa roba qua, che è Ritratti d'artista. Ovvero, si parla di Monet, di Renoir, di Van Gogh, Cézanne, si parla della loro vita quotidiana, si parla della banalità anche della loro vita quotidiana, o si parla anche del dramma della loro vita quotidiana, di gente consumata per esempio da strane malattie o da strane passioni, di rapporti interpersonali che nascono, perché in qualche modo, come si può dire,
vengono a essere ricontestualizzati per quello che erano, ricollocati per quello che erano questi signori, cioè degli uomini e delle donne che vivevano delle passioni. Troviamo dei punti di vista anche eccentrici rispetto a quello che è il tema specifico, cioè la vicina, anziché la domestica della casa, il prestatore d'opera che in un qualche modo ti racconta da una visuale diversa ciò che noi conosciamo, nella maggior parte dei casi poco, perché nessuno di noi non è che siamo proprio specialisti nelle biografie di questi artisti, ma nella maggior parte dei casi, anche quando la conosciamo più collegata a il fatto, l'insieme di eventi e di prodotti che hanno costruito questa figura, tendendo a dimenticare che c'erano delle vite fatte di mogli, di amanti, vicini di casa, di figli più o meno riconosciuti, adesso non la trovo. Claude Monet, che è già malato, appena la moglie è morta nella stanza accanto, comincia a prendere le misure a un'altra signora, tutto questo insieme di cose, che non è l'aneddotica banale, no? È un'informazione in più, ci racconta qualcosa in più, ci contribuisce a inquadrare meglio questi personaggi. Dal punto di vista letterario, poi, comunque, è un insieme di racconti, questo, ricchi di fascino, che si fanno leggere, perché la scrittura è scorrevole, comporta ma non pesante, non accattivante, un'ottima lettura. La nota introduttiva a questo libro è la seguente. La vera domanda è: a chi appartiene di diritto il significato dell'arte del passato? A coloro che possono applicarlo alla propria vita, oppure ad una elite culturale di specialisti in vestigia? Perché in effetti il tema è tutto qua. Cioè, tutto quello che è arrivato finora a questo punto, a chi appartiene? Chi ha diritto non solo di fruirne, ma anche di parlarne, ovviamente dopo averlo conosciuto, dopo averlo raccontato, tutti, perché tutto quello che c'è stato prima è ciò che costituisce il nostro adesso, che non va dimenticato, anzi va tenuto vivo, in presente. Ed allora, da questa citazione mi ha suggerito altri due titoli, le cui dimensioni potrebbero in un qualche modo, come dire, consigliare di avvicinarsi. Questi sono due, secondo me, sono due romanzi a tutti gli effetti. Si potrebbe usare anche un'altra espressione, ma purtroppo è un'espressione compromessa dall'uso che ne è stato fatto. Generalmente, in effetti, quando si parla di qualcosa di divulgativo, sembra che dici una brutta cosa, quella roba lì è divulgativa, no? Che sarebbe come dire che siccome è divulgativa, è pressapochista, è superficiale, in un qualche modo non racconta tutto quello che dovrebbe raccontare, è per di più, è una roba divulgativa. Vuoi mettere un bel tono di critica, di quelli incomprensibili con un linguaggio per iniziati che ti allontana se possibile dalle cose. Questi sono due romanzi perché sono due opere che parlano di storie in maniera molto divulgativa. Sono scritti dallo stesso autore, che è diventato uno specialista nel genere, si chiama Dan Frank, e il primo è Montmartre e Montparnasse, la favolosa Parigi di inizio secolo. Sulla quarta di copertina, che trovo già questa citazione entusiasmante, si legge questa frase: avevano scelto di vivere a Parigi, città fraterna, generosa. È bello anche questi usi di questi aggettivi, pensiamo un po' anche alla nostra realtà.
merce che è diventata un po' rara, diciamo ultimamente, la fraternità, la generosità. Avevano scelto di vivere a Parigi, città fraterna, generosa, che aveva saputo offrire la libertà a tutta quella gente venuta da fuori. Oggi Picasso, Apollinaire, Modigliani, Saint-Laurent, Soutine non potrebbero vivere a Parigi. Li avrebbero respinti lontano dalla Senna. Lo spagnolo per uso di droga, l'italo-polacco per ricettazione, l'italiano per scandalo sulla pubblica via, lo svizzero per furto, il russo per miseria cronica e mendicità appena mascherato. Gli artisti, oggi come ieri, camminano più sovente sui bordi che non al centro della strada. Parlare degli artisti di ieri significa anche amare quelli di oggi. La memoria è il riflesso, è l'ombra di una proiezione. Al di là degli anni, gli artisti restano i fratelli dei loro predecessori. Questo romanzo ci racconta la fine dell'Ottocento, dalla fine dell'Ottocento fino sostanzialmente al all'inizio degli anni 30. Peraltro si conclude con il suicidio, non è un giallo, si conclude con il suicidio di Pasquin, che non è Jules Pascin, perché non è francese ma è bulgaro, un artista bulgaro, che si ammazza nel 1930, e questo nella realtà. E viene messo in fondo a questo volume, non a caso, ma forse proprio per dire, ecco, questo genere di storia, questo tipo di storia è arrivata qui e finisce qui, è finita così, arriverà qualcos'altro. Ci racconta appunto gli anni straordinari dei movimenti artistici, dove per artistici non si intende soltanto tutto. Nella Parigi di fine 800 inizio 900, dove è nato sostanzialmente tutto, dove si è sviluppato tutto. È vero, dalla Irma dicono che sia nato in Svizzera, da Chatinelli, è nato lì, però poi alla fine il crocevia, il cuore dell'arte allora contemporanea del mondo era la città di Parigi, dove convergevano tutti quanti. Quindi noi qui troviamo in questa meravigliosa storia che parte da Montmartre e finisce a Montparnasse, ovvero parte dai tempi d'oro, dai pionieri, e i pionieri erano personaggi tipo Picasso, per intenderci, personaggi così che sbarcavano il lunario in qualche modo, che stavano sulla Granville, sulla collina di Montmartre, e che poi un po' alla volta. Montmartre che all'epoca non era la Montmartre che vediamo noi adesso quando andiamo lì, che è un bel frequentatissimo rione, no, Montmartre era fuori, era la Svezia, la Campania, era la brutta roba, no? Ci vivono i poveracci. E che poi da là scendono, perché il centro, diciamo, il centro delle attività degli artisti si sposta nell'altro grande quartiere, quello di Montparnasse, con tutto quello che si. Ma convergono le vite, le storie raccontate qui dentro ci raccontano di personaggi che poi abbiamo imparato a riconoscere come giganti assoluti, che si incontrano, che convivono, scrittori, poeti, pittori, scultori, letterati, cioè qui è talmente bello che sembra davvero un romanzo, è talmente bello che dici, ma se non fosse che, cioè, sembrerebbe un romanzo verosimile, ma che non può essere andata proprio così, invece è andata proprio così, nel senso che questo signore ha basato tutto il suo lavoro, tutta la sua produzione di queste opere su lavori di ricerca approfonditi, non è? Invenzioni, non solo le invenzioni letterarie, però ecco, non so, quando ti vengono raccontate vicende c'è lo spazio anche per una serie di aneddoti che comunque una curiosità che fa sempre piacere, costituiscono una serie di curiosità che fa sempre piacere sapere. In mezzo c'è quella che fino a quando
sarebbe poi arrivata la seconda guerra mondiale, era la grande guerra, non era la prima, era la grande guerra, con tutto il suo carico di devastazione e di disastro che stava portando. Eppure, ecco, gente, artisti che si trovavano coinvolti anche in questo, perché si sentivano in debito verso questo paese che li aveva accolti, che li aveva ospitati, che aveva dato loro delle opportunità. Per esempio uno di quelli, io lo amo molto, non si può dire che sia uno dei più dei classici, io lo amo molto, si chiama Blaise Sandra, no? Un scrittore, e il suo libro più famoso era La mano mozza, la mia coupé, la mano mozzata, perché lui la mano la lascia in trincea mentre andava a combattere per la Francia, non è francese, se non ricordo, era svizzera, se non ricordo, svizzera. E sembrerebbe, da quanto si legge, che l'uso della mimetizzazione con le macchie per mimetizzare i mezzi, i carri e quant'altro, venga dai pittori cubisti, dei pittori che avrebbero inventato queste strane cose qua. Questa era gente che tra l'altro faceva anche i fondali per spettacoli teatrali di Picasso, con balletti russi, eccetera, no? Quindi un'applicazione anche delle loro specifiche capacità. Vi si trova Apollinaire, il poeta dell'avanguardia, ferito in guerra anche lui, che poi morirà per la sua scheggia nella testa. Vi si trova tutta la vicenda di quando avvenne il furto della Gioconda a Louvre, no? Sapete che è stato un italiano che si era fregato la Gioconda dal Louvre e si era portata sotto il letto nella pensioncina dove abitava. In quel periodo Picasso e Apollinaire bazzicavano il Louvre, c'era tutto un comparto, definiamolo così, di arte africana, di arte che proveniva da paesi lontani, che in qualche modo si sostiene essere l'elemento che in qualche modo abbia costituito la base teorica della nascita del cubismo, e Picasso e Apollinaire si sarebbero fregati due statuette africane al Louvre. Solo che questo avvenne nel momento in cui, ora più, ora meno, l'italiano si pregava in fondo, perché venne fatto un disastro alla Madonna, e anche Apollinaire e Picasso vennero convocati presso la polizia francese. No? Picasso diede modo anche in quell'occasione di far vedere che un uomo scarso dal punto di vista umano, fosse un gigante, forse anche per quello che è stato per primo e più di tutti il gigante, no? Perché in qualche modo quasi fece finta di non conoscere Apollinaire, si dice che poi quelle statuette siano finite nella Senna e avevano addirittura buttate via per evitare per disfarsi del corpo del reato, no? Perché c'era tutta l'indagine in corso per l'altra cosa. Troviamo, ma butto lì dei punti, perché la cosa che mi preme è proprio dire, attenzione, è un romanzo, è un romanzo di vite. Troviamo il salotto della Gertrude Stein, dove per la prima volta viene coniato il termine di generazione perduta per quegli scrittori che in qualche modo sosteneva, che andavano nel suo salotto, che si facevano magari anche un po' aiutare, mantenere, qualche soldo che girava, qualche opportunità, i mercanti, cioè viene raccontata la Parigi di quegli anni. Noi, leggendo questo libro, per esempio, scopriamo, non so, il primo mercante d'arte dei pittori cubisti, si chiama Clovis Savot ed è un ex saltimbanco, ex antiquario e pasticcere nel momento in cui diventa propalatore della pittura cubista. E lui cosa fa? Queste tele si vendono poco, ma costano quasi niente, perché le cacciano dietro e i pittori poi si sbalcano. E allora per primo le mette nelle vetrine del suo laboratorio con il cartello collezionisti investite sui pittori moderni,
no? Investite qui. E il pasticcere ex saltimbanco ci aveva visto giù. Perché, voglio dire, la storia poi ha dato ragione a lui, non agli accademici che avevano cominciato con le frittate degli impressionisti, no? Perché erano robaccia. Ma poi si trovano le cronache di risse che avvenivano nei teatri quando questi presentavano i loro manifesti. Ogni volta che per esempio i dadaisti facevano un'iniziativa pubblica in cui raccontavano della loro poesia, finiva in rissa, finiva a seggiolate. Una vitalità quindi, certo, miscelata e coniugata anche con abitudini non esattamente ortodosse, però una vitalità che viene fuori tutta in maniera protagonista e che anche sulla base della mia esperienza diretta ho suggerito a persone come dell'arte, che me ne fregava molto, anche perché l'arte è un tema per il quale uno non si mette a leggere un libro, ma se non sono un intenditore dell'arte non ci capisco niente, ecco, mettiamola così, c'è sempre quella paura, ecco, qui non è così, perché qui si capiscono tutte le ragioni che ci stanno dietro, che ci stanno sotto, e è un avvincente romanzo, peraltro correlato da un insieme di fotografie, no? Colline tutte d'epoca, tutte originali, dove ci sono anche le numerose prostitute, alcune delle quali poi diventate famosissime, perché un po' faceva me. Adesso, come adesso c'è una battuta che si dice, no, che in certe città vicine agli studios americane c'è sempre qualcuno che è attualmente qualcosa, ma sarà una star. Cioè, tu la fai, io faccio attualmente il cameriere, però in realtà faccio il cosiddetto, faccio attualmente l'operaio, però farò lo scrittore. Queste situazioni, queste ragazze che erano un po' modelle, un po' prostitute, un po' ragazze che facevano parte del giro, e si trova dentro anche tutto questo qua. Per intendersi, siamo dalle parti, mi piace poi intanto fare anche riferimenti, ma questo è un riferimento banalissimo, siamo un po' dalle parti di Midnight Paris, il film di Woody Allen, questo scrittore americano, che è molto bello, questo scrittore americano, una notte in giro per mezzanotte a Parigi, e gli passa davanti un'auto vecchissima, queste persone, dai, vieni a una festa con noi, e praticamente lo riportano indietro di quasi un secolo, perché quelle persone sono Scott Fitzgerald, sono Hemingway, non è importa delle feste, quelli ambienti. Qui troviamo quello, no? Con tutto il carico di follia e di voglia di cambiare il mondo e di noncuranza comunque alla fine anche per un certo mondo, quello fatto di maggior concretezza, di animati e bruciati, in taluni casi davvero bruciati dal fuoco sacro dell'arte, pensate a Modigliani, per esempio, un effimero falò, un effimero sorpresa del tempo di durata, in realtà poi ci ha lasciato. Quindi a cavallo della Grande Guerra, no? Questo. Dopodiché, l'altro libro che mi permetto di suggerirvi è Libertà, che è il seguito in qualche modo. L'amore, l'impegno, l'arte, la politica, i drammi, la leggerezza, la Parigi degli anni 30, cioè questo è quello che succede dopo. Fra le altre cose, in questo periodo si affacciava al mondo una teoria, no, non una teoria, una pratica, un evento storico che fu la rivoluzione russa, che al di là degli esiti che poi tutti abbiamo avuto modo di conoscere in maniera dettagliata per renderci conto essere stata una forma perfezionata di inferno, in quel momento era da un lato una speranza, vera, indiscutibile, e dall'altro era la capacità immaginativa di un mondo diverso. Oggi come oggi non c'è più nessuno di noi che immagina un mondo diverso.
possiamo immaginare un mondo come questo, magari leggermente modificato secondo i nostri, ma la capacità di mettere insieme un mondo completamente diverso, inventato su basi nuove, cioè, non ce l'abbiamo proprio più, forse anche per via del fatto che abbiamo scoperto com'era effettivamente il mondo diverso che veniva proposto. Resta il fatto che in quegli anni c'era anche questo, c'era anche una terra lontana, i mezzi della comunicazione non erano esattamente quelli che abbiamo adesso, c'era anche una terra lontana dove avveniva qualcosa che stava cambiando, che cambiava completamente le prospettive di vita delle persone, e almeno a livello teorico, e almeno a livello teorico si proponeva di scacciare le ingiustizie, le povertà, le indigenze, eccetera, eccetera, eccetera. Qui però c'è anche il risveglio. Perché? Perché questo libro parla degli anni successivi a questi anni, parla degli anni in cui alcuni di questi poeti, da Breton, Gide, ci andarono davvero in Unione Sovietica a vedere com'era. Vedere com'era. Facevano i convegni, i congressi degli scrittori, venivano addirittura invitati ai convegni, perché ovviamente essendo autori critici del loro mondo e della propria contemporaneità a livello politico, venivano invitati dall'altra parte per stabilire una relazione di natura culturale, e quindi in taluni casi ebbero anche modo di vedere cos'era davvero e su che gambe camminava davvero l'utopia nella quale tutti avevano confidato. E allora questo è un libro dove ci vengono, e poi c'è un altro grande evento, scusate, mi stavo dimenticando, sempre di questi anni, che è la guerra di Spagna. La guerra di Spagna, la guerra civile spagnola contro Franco, che, come tutti sappiamo, raccolse gente che veniva da tutta Europa per andare a costruire le brigate Garibaldi, le brigate internazionali, per andare a contrastare il fascismo franchista, sostenuto dai nazisti, e surrettiziamente anche dai fascisti nostrani. Comunque, quindi tutto il movimento degli intellettuali di quegli anni, che in un qualche modo si sente di far parte di queste due grandi avventure, una andare a vedere, lasciatemi mettere delle virgolette virtuali, la terra dove la libertà dell'uomo e l'emancipazione dell'uomo si è realizzata, l'altro andare a difendere la terra dove la libertà dell'uomo viene messa in grandissimo e gravissimo pericolo. In entrambi i casi, molti di questi artisti, molti di questi poeti andranno incontro a delusioni cocenti, non solo in Russia, dove vedranno per esempio, non so, Pasternak che cerca in un qualsiasi modo di riuscire a uscire da lì e non può, perché è un'enorme carcere. O dove vedranno poeti che si suicidano perché quello per il quale avevano lottato e che avevano sottoscritto non è quella orrenda realtà in cui si trovano a vivere. Anche in Spagna vedranno situazioni per certi versi simili, quando vedranno che, come dire, tutti antifranchisti, ma all'interno della grande congerie degli antifranchisti ci sono congiure, ci sono tensioni, ci sono frizioni, ci sono veri e propri omicidi, esecuzioni che devono rispondere a dei precisi equilibri politici. Non è una cosa inventata da me, ma quella per cui probabilmente in Spagna, dove c'è una forte tradizione anarchica, gli anarchici ne ha fatti di fuori di più Stalin che Franco, no? Per via indiretta, perché non erano congeniali agli disegni dell'epoca. Anche qui, anche in questo caso, c'è un ricco bagaglio fotografico, e in particolare, e poi qui si parla anche di crisi di coscienza, no? Crisi di coscienza di poeti che vanno di là convinti di una cosa, tornano di qua convinti del contrario, e allora le polemiche che nascono all'interno del movimento surrealista, per esempio con gente che decreta l'espulsione di Al Kefo, cioè, tutto questo insieme di vicende, anche qui raccontate nell'accezione migliore del termine,
in maniera estremamente divulgativa. Uno se lo può leggere e lo capisce bene e è tutto contento di averlo letto. E non mi ricordo più, ma naturalmente da tutte quelle parti si trova il buon grande Hemingway, il nostro più grande bugiardo della storia della letteratura mondiale di tutti i tempi, no? Alcune di queste bugie sono dei grandissimi capolavori e sono i suoi romanzi. Sappiamo però che ne ha dette tante altre, e lo troviamo anche lui, sia da una parte dove cerca in qualche modo di affrancarsi dalla sua condizione di indigenza. Qui si racconta, per esempio, per dire, questo qua doveva andare a scrivere nei bar, a scrivere nei bar perché siccome non c'era caldo a casa, nei bar c'era caldo, lui si metteva lì, certo. Serve per sapere se è nato prima l'uovo o la gallina, bisognerebbe capire se è diventato un alcolizzato cronico che andava troppo a scrivere nei bar o aveva scelto il bar proprio perché era anche un alcolizzato cronico. E niente, ecco, vabbè, se ascoltate i miei consigli e vi leggete questi libri, io sono convinto che vi troverete decisamente soddisfatti. Mi raccomando, la vostra fotografia. Arrivederci. Ma lo dobbiamo prendere là, il prendore, sono molto profondo. Ah, perché ci sono? Ma adesso ne sono, ce ne sono 24 gatti, quindi ve le potete prendere tutti per ciascuno. Ascoltatemi che sarete contenti. Ascoltatemi che sarete contenti. Questi invece sono miei, la edizione vecchia. Ciao, carissimo. A presto. Grazie, ciao. Grazie a te. Guardi che anche a Marcone li hanno, scusa. Prego. Ma no, lei è tesserata da qualche parte. Sì, ma lei è censita. Tu sei censita. Quindi prenditelo perché se tu sei... Ma devo prendere l'altro per mia figlia perché si diletta a fotografare.
Good.